Ora, mi avete chiesto in tanti il circuitino, questo qua che accende il backlight degli schermi. Ho usato un alimentatore switching cinese preso su AliExpress, penso 1 euro, 2 euro, non so. Qualcuno in casa, l'ho collegato con i due fili all'alimentatore esterno stabilizzato che ho da banco e ho regolato col del trimmer che l'uscita, questa qua sopra, fosse 3,3 volt, in modo da poter fornire i segnali che mi interessano, che in realtà sono solo 3, al pannello. Poi ho preso una flat, l'ho presa da una flat funzionante, l'ho sacrificata e poi con un pannello rotto, in questo caso, ho fatto le misurazioni. Vi faccio vedere col microscopio. Identificate subito l'alimentazione del pannello, che sono i pin dal 26 al 29. Li riconoscete perché sono connessi assieme, per cui modalità beeper. Ok, identificate i quattro connessi assieme, 1 e 4. L'ultimo al fondo non è NC, non connesso. Quindi questi quattro qua, 1, 2, 3, 4, che sono 26, 27, 28, 29, sono l'alimentazione del pannello da 5 volt a 19 volt, 20 volt, non lo so. E questi li dovete collegare direttamente. Voi dovete fare la battitura della flattina, questa qua. E andrete direttamente a collegarli al 18 volt, che adesso cercherò, eccolo qua, eccoli qui. In questo caso erano due fili bianchi grigi e li ho connessi, vedete, al 18 volt. Poi dall'altro 18 volt sono andato, ops, adesso ve lo faccio vedere, ecco, vado al circuitino all'uscita che va 3,3 volte, questi segnali 3,3 volte li mando in 3, vedete? 1, 2, 3. Vi dico i segnali sono praticamente, dovete mandare il 3,3 volte nel 22, nel 23 e nel 12, 13. Quindi anche qua ho fatto la battitura col tester. 12, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, questi due qua, vedete? Come vedete sono connessi assieme. Questi sono l'LCD VCC 3,3 volt. Questi due qua connessi al 3,3 volt. E poi si va avanti al 22, al 23. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. Questi non sono connessi assieme normalmente, infatti. E anche questi qua sono uno il PWM che deve essere mandato a 3,3 volt continuo per la massima luminosità, se no deve essere un segnale pulsato. E invece il 22 il backlight enable. Quindi 22, 23, 12, 13 a 3,3 volt. E invece gli ultimi 4 qua, i penultimi, cioè scusate, non l'ultimo, l'ultimo lo escludiamo NC, 1, 2, 3, 4 invece 19 volt. Adesso per farvi vedere, ci provo, accendo il testerazzo qua, alimento Paninazzo! il mio circuitazzo di backlight a 18 volt. Ok, ho alimentato, adesso vi faccio vedere col tester. Vi faccio vedere che lo schermo è retroilluminato, vedete com'è bello bianco, bello retroilluminato. Vi faccio vedere col tester che abbiamo. Ops. 18 volt qua, vedete? 18 volt su questi quattro piedini qua. Poi andiamo al 12-13, quindi abbiamo già visto che erano
questo, vedete che qua non ci sono le piste perché questi qua in genere non hanno piste connesse visibili. Quasi tutti i monitor che ho visto non sono così. Vado su qua, vedete c'è 3,59, adesso fini alto, e sul secondo 3,59. Questo è il 12-13, poi andiamo sul 22, 12-13, 14-15, 16-17, 18, 19, 20, 21, 22-23. Sperando che non me li perdo. Voilà, abbiamo qua. Questo mi segna 3,6 perché dovrò regolare meglio lo switching. E qua abbiamo 3,6. Questi sono i quattro segnali che ci interessano per il backlight e questa è l'alimentazione. Con questo qua, facendo attenzione a non fare botti, lo potete fare tagliando, usando uno switching da 2-3 euro, una flat tagliata da un computer funzionante che sacrificherete purtroppo, e un pannello su cui fare gli esperimenti, che sia rotto naturalmente, non fatelo sul vostro. Quindi sono in totale 8 pin da alimentare, 4 a 18 volt, 4 a 3,3 volt, e dovrebbero accendersi tutti i tipi di pannello, questo per il 30 poli. È finito il caos di Natale, sono arrivati giusti giusti l'embedded controller di Giusimo 89 e penso i MOSFET, l'intero set di MOSFET 10, vabbè no, ne ho comprati 10 per la scheda video di Alex. Paninazzo! Ti piace troppo la cioccolata sulla mia l'hai spalmata. Per avere un vino devo truccarlo come un panino. Se il vasetto della Nutella fosse lungo e stretto te la saresti già. Ti piace troppo la cioccolata sulla mia l'hai divorata. A volte tremo per il mio. Vuoi ingoiarti anche tu? E non comprendo perché il dottore te l'ha vietata, ma è troppo buona la cioccolata.